Parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto una bella cosa, ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere, procurarsi felicità durante la loro vita, e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro. Anche questo è dono di Dio. E riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade già è stato, e quello che sarà già è avvenuto. E solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Ma ho anche notato che sotto il sole, al posto del diritto c'è l'iniquità, e al posto della giustizia c'è l'iniquità. E ho pensato, dentro di me, il giusto e il malvagio, Dio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Poi, riguardo ai figli dell'uomo, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova, mostrare che essi di per sé sono bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un soffio solo vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità e tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto mentre quello della bestia scende in basso nella terra. Ma io mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere? Chi? Ciò che accadrà dopo di lui. Io tornai poi a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Allora ecco le lacrime degli oppressi, e non c'è chi li consoli. E dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. Allora ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita, ma più felice degli uni e degli altri chi ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. E ho osservato anche che ogni fatica, ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro, e anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. E tornai a considerare quest'altra vanità sotto il sole. Il caso di chi è solo, non ha nessuno, né figlio, né fratello, eppure non smette mai di faticare e nel suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico? Per chi? E mi privo dei beni. Anche questo è vanità.
è un'occupazione gravosa. Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai a chi è solo, perché se cade non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi, ma uno solo. Come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Meglio un giovane povero ma accorto che un re vecchio e stolto che non sa più accettare consigli. Il giovane, infatti, può uscire di prigione ed essere fatto re, anche se, mentre quello regnava, lui era nato povero. Io ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel giovane che era subentrato al re. Era una folla immensa quella che gli stava davanti, ma coloro che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui. No, anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Bada ai tuoi passi, quando ti rechi alla casa di Dio, avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male.